Allora, vogliamo un vostro applauso per iniziare. Prego. Davvero iniziato nel migliore dei modi con il coro parrocchiale e Sant'Alfonso Maria Fusco, davvero una bellissima melodia che ci introduce in una serata in cui non mancheranno gli spunti, non mancheranno le riflessioni. Abbiamo un parterre davvero eccezionale, degli ospiti, ma ospiti fino ad un certo punto, perché sono anche padroni di casa. In particolare voglio salutare il parroco Don Paolo Torino. Noi abbiamo concordato che lui parlerà alla fine, ma questo applauso mi induce ad anticipare almeno a darti il microfono. Don Paolo, ti do del tu per un primissimo saluto per questa serata speciale. Ci sono ovviamente i festeggiamenti in corso, ecco, della Beata Vergine Maria Addolorata, e la parrocchia insieme ovviamente all'amministrazione comunale. Vedo il sindaco, c'è in prima fila, vi sono delle sedie, quindi insomma assolutamente ti devi assolutamente mettere in prima fila. Tra l'altro, con l'occasione salutiamo Don Raffaele Pandolfi e il padre passionista che è stato
e ospite della comunità di Castelluccio Inferiore in questi giorni. Dicevo, io doverosamente do il microfono per un saluto introduttivo al parroco e poi pian piano ci addentreremo in questa serata che davvero sarà particolare, davvero sarà speciale. Don Paolo, allora a te il microfono e poi partiamo con le interviste, i racconti dei nostri graditissimi ospiti. Buonasera e un grande grazie dal cuore mi nasce anche ascoltando questo canto e mi dicevo la vera protagonista questa sera sarà lei, sarà Maria. Vogliamo che sia lei che sia conosciuta meglio, che sia conosciuto quello che lei ha fatto e vissuto in mezzo a noi, quello che ha operato nella nostra comunità e in quello che ha operato nella nostra terra e l'amore che ha diffuso nei cuori e la santità che ha suscitato nella nostra terra. Quindi un grande grazie al Signore, a Maria, e grazie a questi ospiti che hanno voluto intervenire questa sera e che hanno risposto sì alla chiamata che gli abbiamo dato, e grazie a tutti voi che così numerosi siete voluti venire a partecipare a questa serata. Grazie a tutti. Bene, grazie a te Don Paolo che ha avuto questa idea insieme all'amministrazione comunale di far vivere una serata particolare, di approfondimento all'interno di una festa che ha tanto di religioso ma ovviamente anche tanto di civile, no? Perché è nella tradizione, ecco, di questa comunità, però aver colto l'occasione per parlare dei prodigi che vi sono stati proprio in questa piazza, cogliere l'occasione per parlare di una figura straordinaria e vissuta ad un tiro di schioppo sempre da questa piazza è importante. E quest'anno, in questa occasione, questo dialogo, questo confronto si arricchisce di un'altra personalità straordinaria che è il Beato Lentini. Quindi davvero abbiamo da ascoltare tanto questa sera. Don Paolo l'abbiamo già presentato, io parto dall'arcivescovo di Acerenza, Monsignor Francesco Sirufo, grazie per essere nella sua Valle del Mercure. Poi saluto Monsignor Vincenzo Iacovino, parroco di Lauria, della chiesa di San Nicola, e salutiamo non per ultimo Don Cristian Costanza, parroco di Castelluccio Superiore. Una squadra straordinaria, mi verrebbe da dire se dovessimo fare una partita di calcio vinceremmo, perché abbiamo dei fuoriclasse su questo palco. Ma ritorniamo seri e parliamo di un tema importante che caratterizzerà la serata. Un paio d'anni fa Don Francesco Sirufo rilasciò una bellissima intervista proprio su questa piazza, fu un'intervista anche simpatica perché Monsignor Sirufo riesce a tenere insieme, no, momenti di grande approfondimento, anche a battute, no? Qualcuno ricorderà quando gli chiedemmo ma i sacerdoti a che ora vanno a dormire, no? Perché c'era un ragionamento che si stava facendo legato ovviamente all'impegno, ecco, dei sacerdoti nel nostro territorio. Parlammo di questo libro bellissimo che questa sera in qualche modo ripresentiamo, tra l'altro alla fine di questo evento chi vuole e chi ha la possibilità può acquistarlo, perché è importante, perché permette di diffondere una serie di eventi che conoscete sicuramente, ma in questo libro vengono evidenziati e vengono valorizzati nel miglior modo. Gli occhi tuoi, un libro davvero bello scritto con il cuore da Monsignor Sirufo. Eccellenza, io vorrei partire proprio dal libro perché è stato un po' lo spunto, insomma, che ha permesso ulteriormente di parlare di quanto accaduto qui in due momenti distinti, alla fine dell'Ottocento, 1896 e dopo 50 anni. Sappiamo quelle cose straordinarie, quegli eventi stupefacenti che che sorpresero la comunità di Castelluccio e non solo. E Monsignor Sirufo proverà in un primo intervento a ricordarli. Prego. Grazie a Mario e grazie a tutti voi qui presenti. Ma gli eventi prodigiosi
manifestate dalla statua della Madonna Addolorata qui in Castelluccio, ecco, sono avvenuti il 1 giugno e il 2 giugno del 1896, quindi ben due giorni di eventi prodigiosi. Quindi di che cosa si è trattato? Nel campo della fenomenologia religiosa, apparizioni, segni, miracoli, si chiama tecnicamente animazione di una statua. È capitato tante volte nella storia della Chiesa. Ci sono dappertutto vestigia, insomma, ricordi, culti che si riferiscono a una animazione di un'immagine, un'icona o una statua. Ecco, qui si è verificato questo. Naturalmente non fu una cosa vista da alcuni, 4 o 5 persone, ma tutta la popolazione a quel tempo poté vedere questo fenomeno, e anche i forestieri, perché Castelluccio Inferiore quel giorno del 1 giugno era pieno di forestieri che erano venuti per i funerali della Maria Angelica Mastroti a Superiore, specialmente gruppi numerosi di Papa Sidero, perché la Mastroti era di Papa Sidero. Scendendo dai funerali, ecco, e passando per la chiesa qui di San Nicola, cominciarono prima i forestieri a vedere questo fenomeno, e poi fu chiamato subito l'arciprete, e abbiamo trovato insieme a Don Raffaele all'epoca il referto dell'arciprete Giuseppe Taranto, che racconta succintamente i fatti. E noi sappiamo che un documento più è succinto, più è scheletrico, più è, diciamo, sintetico, più è vero. Perché quando uno vuole propagandare una cosa fasulla, e allora descrive, descrive, descrive. Invece Don Giuseppe Taranto, l'arciprete, due anni dopo, dato che c'era stata la festa, anche un po' di questo e così via, c'era un po' di maretta nel paese, ecco, dice loro così, le solite cose nostre, no? Allora lui fa un resoconto economico della festa e premette in questo quadernino una descrizione dei fatti. E lui, ed è l'unica descrizione, diciamo, autorevole che noi abbiamo, oltre alla testimonianza orale che si è tramandata poi qui in Castelluccio. E dice l'arciprete Taranto che la statua muoveva le pupille in tutti i sensi, diciamo, nei vari lati, a volte verso il cielo, a volte verso il popolo, altre volte invece fisso. E questo fenomeno dell'animazione della statua, ripeto, per due giorni. L'arciprete, abbiamo anche testimonianze orali che si sono tramandate qui a Castelluccio, ovviamente fece anche un po' di prove, salì sull'altare per andare a vedere la statua, andare a vedere le pupille, se non c'era qualche imbroglio, se non c'era qualche inganno, oppure qualcosa di diabolico, perché noi sacerdoti siamo contenti che ci siano segni, però certe volte i segni possono essere pure fasulli o frutto di inganno. E allora, ecco, l'arciprete andò a vedere, a toccare, ma descrive, insomma, si tramanda che lui vide occhi veri della Santa Vergine, che guardavano e si muovevano come una immagine viva. Questo poi, ecco, accennava Mario, questo fenomeno si è ripetuto poi il 1 giugno del 1946, a 50 anni dall'evento. Ma, e termino subito, questo fenomeno di Castelluccio non è un fenomeno isolato, ma dalla fine del 1700 e per tutto il 1800 si sono verificate
dappertutto questi fenomeni prodigiosi, ma specialmente questo fenomeno degli occhi o di immagini di Gesù o della Madonna. E basta, cito nel mio libro un altro libro che bisognerebbe leggere, che è appunto il libro di Vittorio Messori, Gli occhi di Maria, in cui il grande scrittore cattolico fa vedere come tra la fine del 1700 e l'inizio del 1800, per un arco di tempo che potremmo dire, non so, 30, 40 anni, 50, si sono verificati di questi fenomeni dappertutto, specialmente a Roma e nelle città limitrofe, quando, ecco, specialmente quando c'è stata l'invasione napoleonica, che distruggeva un po' di tutto, facevano razzie. Voi sapete che l'impero napoleonico nasce dalla rivoluzione francese, che era laicista, avversa alla religione, anticlericale. E quindi dice Vittorio Messori, ma mi pare che parla di un centinaio di fenomeni, dice gli occhi delle Madonnelle a Roma, perché negli vicoli, sugli spigoli dei palazzi a Roma ci sono queste immagini della Madonna, e quindi si verificarono tantissime di queste momenti prodigiosi. Io vorrei, ecco, collegare Castelluccio Inferiore immediatamente con Taggia nella Liguria, dove anche in Liguria nel 1855 una statua della Madonna Addolorata pure ha manifestato questa animazione degli occhi. Taggia e Liguria, Castelluccio Inferiore lì nel 1855, qui nel 96. Ma siamo in un secolo delle grandi apparizioni mariane, e quindi che ne so, ecco, Rue du Bac, la medaglia miracolosa a Parigi, la Salette sulle Alpi francesi, e poi ancora Lourdes, ecco, nel 1858. Quindi siamo in quel periodo. E poi ancora i fenomeni di Castelluccio, ecco, potrebbero ricollegarsi poi a Fatima, dopo pochi anni, gli avvenimenti di Fatima. Quindi, ecco, io vorrei comunicare stasera di collegare questo fenomeno in una situazione molto molto più ampia. Anche, che ne so, la lancio qui, dei gemellaggi con i santuari, oppure le parrocchie che hanno avuto questo fenomeno all'interno dell'Italia o del mondo, anche in America Latina, dappertutto. Ecco, bene, come, sì, ecco, come assaggio è questo. Questo è il primo assaggio, arriva il primo piatto, adesso le chiedo questo, eccellenza. Lei ha parlato di apparizioni, no? Eppure, un po' allargando un attimo il discorso, proprio sull'apparizione più recente, mi riferisco a Medjugorje, la Chiesa è molto prudente. Ecco, cosa sta succedendo in quel luogo? È una parola. Quindi, brevemente. Allora, prima della Rivoluzione francese, quindi del razionalismo, dell'illuminismo, questi fenomeni avvenivano e la gente ci credeva. Non c'era nessun motivo di dubbio, e infatti abbiamo pochissime indagini canoniche prima della fine del 1700. Tra l'altro qui in valle si era verificato anche l'apparizione della Madonna sul Monte Alto a Vigianello nel 775. Dopo invece, per due motivi, i dubbi che i razionalisti e i materialisti mettevano su queste cose hanno fatto sì che la Chiesa ci vada molto molto cauta, molto piano, per non dare a vedere che siamo tutti creduloni. Ecco, appena succede un asino che vola, tutti quanti, ecco, ci credono. Dobbiamo esercitare anche l'indagine della ragione su questi fenomeni. E quindi quando poi si
paura che ci troviamo di fronte a fenomeni soprannaturali che la ragione non riesce a spiegare, avendo escluso il fattore demoniaco, avendo escluso l'inganno degli uomini, a questo punto, ecco. Naturalmente anche questo fatto di Medjugorje deve necessariamente essere sottoposto a un'indagine canonica della Chiesa, solo che durando per molti anni, se il fenomeno non finisce, cioè non ha un termine come tutte le altre apparizioni di pochi, diciamo di alcuni giorni, Fatima per esempio da maggio a ottobre, allora a questo punto si attende, si aspetta, anche se lì a Medjugorje sono milioni e milioni di persone. Lì c'è la messa, c'è l'Eucaristia, si confessano, pregano, ma fino a questo momento ecco non c'è un pronunciamento della Chiesa ufficialmente. C'è un po' di delusione, insomma, anche se la Chiesa ovviamente è prudente, come lei diceva, e quindi questa è un po' il la questione. Ricordo il quotidiano, mi pare La Repubblica, nell'81, l'apparizione è cominciata, la presunta apparizione è cominciata lì nell'81, a giugno, 24 giugno, e la prima notizia in Italia si ebbe verso gli inizi di luglio. Lesse un trafiletto su un giornale nostro, ma neppure Avvenire, no? Che c'era, se sabato poi l'aveva ripreso, ma un giorno c'è, in Jugoslavia, dove tre, un gruppo di ragazzini dice che hanno visto la Madonna, ma la polizia, si era sotto il governo comunista di Tito, la polizia ha già tacitato tutto. Questo fu il primo trafiletto agli inizi di luglio dell'81. Tra l'altro noi ci rendiamo conto anche della delicatezza che insomma la Chiesa deve avere nel trattare questi argomenti. Ricorderanno gli amici che in questo momento ci stanno ascoltando, vi ricordate, vi fu un'estate un po' di anni fa in cui tutte le Madonnine d'Italia sembrava lacrimassero, no? E ci fu una situazione paradossale, anche degli effetti insomma che non hanno fatto poi onore a chi, perché in molti casi ovviamente insomma, queste Madonnine erano insomma, artefatte. Un'altra domanda, Eccellenza, per poi passare a Monsignor Iacovino e poi ritornare ovviamente a lei. La devozione mariana, questa attenzione, questa particolarità che la Madonna ha sempre suscitato, ha sempre avuto nelle popolazioni, da cosa deriva? E una domanda un po' probabilmente banale, però che può far da spunto per fare una riflessione più ampia. Parlando con delle persone anziane qualche tempo fa, insomma, mi è capitato di ascoltare da loro: ah, ma la Madonna aveva 7 sorelle, ecco perché, no? Insomma, ecco, c'è questa idea che al nome della Madonna si lega un altro, un aspetto, no? Madonna addolorata in questo caso e altre situazioni possono indurre un po' ad un equivoco di fondo, ecco, e perché diciamo la Chiesa ha sviluppato insomma poi alla fine questa impostazione. Il popolo cristiano, specialmente nel sud, quando dice 7 sorelle non vuol dire 7 Maria di Nazareth, ma vuol dire che da un punto, da un santuario posto in alto, si vedono altri santuari e diciamo nell'immaginario popolare dice, da un punto se ne vedono altre 7, cioè i santuari o le immagini, ma il nostro popolo sa benissimo che la Madonna è Maria di Nazareth, ecco, la madre di Gesù, vero Dio e vero uomo, è figura della Chiesa, figura della Chiesa. Ecco perché questa devozione, questa attrazione del popolo cristiano, cattolico e ortodosso verso la Madonna e le sue immagini che mettono in contatto con lei che sta in paradiso. Ecco, quindi sono modi di dire della gente che si riferisce più alle immagini, non tanto alla persona, perché si sa che la persona è solo una. Ecco,
qualcosa. Sul fatto che questa è la, diciamo, ecco, il, la Madonna è legata, che ne so, Madonna di Pompei, ecco, titoli, in qualche misura. I titoli. Ci sono titoli biblici, titoli storici, titoli spirituali, titoli geografici, sono i vari titoli. Noi al popolo spieghiamo molto bene che, come abbiamo tante fotografie di mamma, di papà, quando era più giovane, quando era meno giovane, quando era anziano, quando, non so, lavorava, quando in un'altra occasione, e così anche l'arte, la devozione, la storia ha ritratto la Madonna e il bambino, oppure l'addolorata, riferimento a Cristo crocifisso, o l'Immacolata che è incinta per opera dello Spirito Santo di Cristo. È sempre legata a Cristo, è sempre il riferimento a Cristo, il culto mariano, come colei che ci conduce anche più celermente alla fede nel Signore Gesù. Eccellenza, c'è stata la possibilità fino adesso ad Acerenza di raccontare il prodigio di Castelluccio? Ho regalato a tutti i preti dell'arcidiocesi questo volumetto, non so se l'hanno letto oppure no, comunque non era obbligatorio leggere, insomma, ecco. Quindi, però qualcuno ha letto, come anche in cattedrale ci sono un po' i miei libretti, che poi sono, non hanno nulla di speciale, ho cercato soltanto di raccontare in forma più o meno letteraria i fatti desunti da documenti e da tradizioni orali. Quindi, però, la distanza tra Sud Basilicata e Nord Basilicata è molta, che tante cose non si conoscono, noi non conosciamo tante cose dell'Alta Basilicata, e di là non conoscono perfino anche la figura del nostro carissimo Beato Domenico. I preti lo sanno, e tutti i preti di Basilicata sanno tutto, hanno libri, hanno biografie, e invece l'incidenza sulla devozione popolare, diciamo, è un pochettino più così, insomma, non è proprio come altri santi notissimi, insomma, no? Quindi, anche perché ogni paese racconta un prodigio, e quindi, cioè, ognuno si difende il proprio prodigio, il proprio miracolo. Perfetto, allora fermiamoci qui per il momento, tra qualche minuto parleremo con Monsignor Iacovino, però per il momento appunto ascoltiamo un altro brano del coro.
del coro, i ragazzi e le ragazze del coro sono davvero molto bravi. Tra l'altro, quando Don Paolo mi parlava del coro e me ne parlava con un certo orgoglio, perché ci tiene, no, io gli ho chiesto: ma come si chiama il coro? No, Sant'Alfonso Maria. Io subito: Sant'Alfonso Maria del Liguori. No, Sant'Alfonso Maria Fusco. Allora, Don Paolo, apriamo una piccola parentesi di 30 secondi, se ci puoi spiegare chi era Sant'Alfonso Maria Fusco. È stata una figura educativa, è stato un grande educatore, ma anche innamorato della liturgia, della musica sacra. Per questo che, ecco, anche attraverso membri del coro, ecco, hanno sentito questo bisogno di associarsi a questa figura, perché quando abbiamo iniziato cammino, sono qui da poco, quindi abbiamo iniziato questo nuovo corso, ho detto: perché non diamo un nome a questo coro? E il nome, giustamente volevamo associarlo a una figura santa, ecco, di un santo così. E tra i ragazzi è sorto questo nome, questa figura di cui qualcuno era molto devoto, molto legato, e in effetti poi capitava proprio in quel giorno, se non ricordo male, proprio la festa di Sant'Alfonso Maria Fusco, e non lo sapevamo veramente, e quindi l'abbiamo preso come un segno anche divino, e quindi abbiamo attribuito a lui questo nome, insomma, del nostro coro parrocchiale. Abbiamo recuperato questa informazione importante. Stiamo parlando di eventi prodigiosi, stiamo per parlare anche di figure prodigiose. Tra un po' Don Cristian ci parlerà di Maria Angelica Mastroti, ma Monsignor Iacovino inizierà adesso anche un po' a suggestionarci per certi versi, evidenziandoci i collegamenti, ecco, tra il Beato Lentini, il culto mariano e in particolare il culto verso la Madonna Addolorata. Prego, Don Vincenzo. Tralascio i saluti e i ringraziamenti per guadagnare tempo. Il primo collegamento tra Lauria e Castelluccio è dato da Papa Sidero, perché se quelli di Papa Sidero hanno potuto vedere la Madonna che muoveva gli occhi, quelli di Papa Sidero hanno assistito anche al primo miracolo del Lentini, subito dopo la morte, il 12 luglio del 1828, una ragazza di Papa Sidero fu portata dentro una cesta paralitica e fu appoggiata alla tomba del Lentini. Durante la notte si è pregato, verso l'alba ha incominciato a muovere le mani, il vescovo era presente a Lauria, palazzo vescovile, fu chiamato, continuarono a pregare e dopo un po' la ragazza si è alzata ed è ritornata con i piedi suoi a Papa Sidero. Questo miracolo, ecco, collega un po' i due paesi. Però, ecco, anche la devozione alla Madonna Addolorata può essere un altro elemento di collegamento. Innanzitutto, il Lentini è vissuto sotto la protezione della Vergine Santissima. La casa sua sta ai piedi del Monte Armo, dove sorge il santuario della Madonna Assunta e dove la mamma del Lentini si recava spesso a pregare. E proprio quando era bambino, la mamma andò dalla Madonna dicendogli: mi raccomando, fammelo crescere santo e vecchiaretto. E difatti è diventato santo, non è morto molto vecchio perché aveva 56 anni, però a quei tempi era una bella età. E poi la Madonna interviene immediatamente con un altro prodigio nella vita del Beato Lentini. Aveva 4-5 anni, il papà era gravemente ammalato, stava per morire, e la mamma andò di nuovo nel santuario a dire: fa guarire il papà e fai morire me, perché questi hanno bisogno
più del papà che porta il pane a casa per poter vivere, aveva altri fratelli e sorelle, e quindi chiese il sacrificio suo in cambio del papà, e così avvenne. Il papà guarì e lei morì, e fu poi il padre a far crescere i Lentini, come fece crescere anche gli altri fratelli, attraverso il suo lavoro e anche indebitandosi. Il Lentini da sacerdote poi ha pagato un po' tutti questi debiti fatti dal padre. Naturalmente il Lentini, man mano che è cresciuto, si è in modo particolare affezionata alla Vergine Santissima e alla Vergine Santissima addolorata. Già Don Francesco, scusate, mi chiamo Don Francesco, non ci riesco a chiamarlo Monsignore, Sua Eccellenza, l'amicizia è tanta, per cui già gli ho detto un'altra volta a Lauria che non ci riesco. E nel Settecento c'è questa grossa devozione alla Madonna addolorata, e in quel periodo, all'inizio del secolo, c'era anche un francescano cappuccino che ha visitato anche il convento di Lauria, padre Angelo, Beato Angelo D'Acri, che era molto devoto della Madonna addolorata, e quindi ha portato questa devozione nei paesi dove è andato a predicare. E siccome siamo in un periodo in cui non solo c'erano questi prodigi, questi fenomeni, ma c'era e si era sviluppata la devozione addolorata, e difatti Benedetto XIII nel 1814 istituisce e fissa la festa dell'addolorata il 15 settembre. Se pensiamo che Lentini è morto nel 1828, possiamo anche capire il perché di questa devozione all'addolorata, che si andava diffondendo soprattutto nei nostri paesi, anche perché c'era in quel periodo la presenza spagnola, e gli spagnoli sono stati un po' coloro che hanno propagato questa devozione della Madonna addolorata. E proprio per questa devozione il Lentini creò anche una congrega lì a Lauria, formata da 30 donne, perché ogni giorno una di queste pregava nella chiesa di San Nicola davanti a un quadro dell'addolorata che lui aveva fatto porre un po' dove poi è sorta la sua tomba, e a turno per 30 giorni, quindi una ogni giorno, questa congrega, ecco, recitava il rosario e rivolgeva altre preghiere davanti a questo quadro dell'addolorata. Apro una piccola parentesi, perché in questi giorni, rimettendo a posto le carte della parrocchia, ho trovato una relazione di Don Francesco su un quadro che è stato rinvenuto quando lui era parroco di Lauria, dietro l'altare di San Pasquale Santa Lucia, una bellissima descrizione di questo quadro del Settecento, lo descrive, e lui probabilmente dice che forse era appartenuto proprio a Lentini, era del Lentini, forse era stato nascosto lì quando la chiesa è stata ristrutturata o rifatta da capo dopo il terremoto del 1857, e quindi poi un altro periodo successivo è stata ancora di nuovo chiusa al culto, poi riaperta, eccetera. Allora, per precauzione hanno nascosto questo quadro dietro l'altare, così fu ritrovato, e molto probabilmente questo è il quadro davanti al quale si pregava, e quindi dopo il quale è nata questa devozione alla Madonna addolorata. Poi il Lentini, quando morì, ha fatto anche quest'altro prodigio, no? Che apriva gli occhi continuamente, e i funerali hanno dovuto fare dopo 7-8 giorni,
proprio perché il sangue era caldo, cambiava il colore del viso e gli occhi si aprivano. Ho dovuto chiamare il vicario del vescovo da Policastro per rendersi conto un po' di questo fenomeno. Sono, e fa parte anche questo, di un prodigio di una persona che ormai santa, e quindi noi siamo fieri, orgogliosi, ecco, di avere in mezzo a noi, nelle nostre vicinanze, quest'altro santo. Termino dicendo che mi ha fatto piacere vedere il bastone del Lentini, perché voi a Castelluccio lo conservate. Io non ho visto mai una fotografia, un quadro, un dipinto con il Lentini che ha il bastone in mano. Però alcuni anni fa, in una zona turistica di Lauria, il piano di Malerba, ho fatto mettere un fotomontaggio del Lentini e gli ho messo in mano il bastone. Lui che scende dal Sirino lungo il fiume Sinni, che si può ancora vedere. Sì, ma sicuramente continueremo nella discussione. Io vorrei dare il microfono a Don Cristian, perché possiamo avvicinarci all'altra figura questa sera importante che vogliamo valorizzare, che diventa anche un po' un punto di contatto tra le due comunità, Castelluccio Inferiore e Castelluccio Superiore. Mi riferisco a Maria Angelica Mastroti, un'altra bella figura straordinaria, modesta, molto modesta, che però riuscì ad essere riferimento non solo per i castelluccesi, ma per un'area più vasta. È così, Don Cristian? Io chiedo scusa perché non sono molto bravo a parlare così in pubblico, quanto facilmente mi... ma lo dite voi, Don Angelo. Ecco, la figura... C'è sempre questa premessa, non so se, insomma, Don Cristian parte con questa premessa. No. Poi però fa dei discorsi bellissimi, quindi va bene. È scaramantico. Insomma. Mi metto la mano innanzi, comunque... appunto, non volevo proprio dire. Allora, io dico semplicemente questo: noi sappiamo qualcosa grazie al libro commemorativo del nipote Don Nicolino, poi c'è un libro, un opuscolo del Petrone, e poi abbiamo subito dopo, in ordine cronologico, abbiamo su una rivista teologica specializzata, quindi una rivista proprio teologica, Persona Umana, dell'Istituto Teologico di Scienze Religiose, abbiamo un ottimo intervento, un ottimo articolo scientifico curato dal professore di storia ecclesiastica dell'allora professore di storia ecclesiastica dell'Istituto Teologico di Potenza, La Salvia, se non vado errato. E anche questo cerca di fare luce un po' sulla figura della Mastroti. E in ultima istanza, sempre in ordine cronologico, abbiamo la pubblicazione di Sua Eccellenza l'Arcivescovo, la quale pubblicazione fa un'ottima sintesi di tutto quello che è avvenuto in quei giorni a Castelluccio Inferiore e Castelluccio Superiore. In più c'è lo scoop del documento rinvenuto nella sagrestia di Castelluccio Superiore, che è appunto l'atto di morte redatto dall'allora arciprete, ora mi sfugge il nome, sarà De Biase, ecco, dall'allora arciprete della parrocchia. Ora non sto qui a dire il fatto. Insomma, molto bello l'atto di morte, sintesi, molto scarno come un po' la descrizione del Taranto in riferimento all'evento prodigioso, è una descrizione scarna di quello che è avvenuto, ma soprattutto della morte e delle cause della stessa morte. La Mastroti, noi sappiamo, grazie ai testi citati poc'anzi, in maniera particolare il primo, morì come in ginocchio rivolta alla cappella della Dolorata. Penso che sia una cappella sita in un luogo campestre qui, non so. Ecco,
come gran parte della gente dell'Ottocento meridionale, ma insomma anche a causa di tutti questi eventi, siamo nel 1896, era devota anche lei molto della Dolorata. Teniamo presente il fatto che non era una suora, non apparteneva forse a nessun ordine religioso, era sicuramente una donna devota che vissuta laicamente il proprio battesimo e ha cercato in un certo qual modo di essere nel piccolo testimone di Cristo, come i poveri, gli ultimi, ecco, aiutando pure la gente, spendendo buone parole. E poi questo amore profondo alla Vergine Maria sotto il titolo della Dolorata, perché non solo il fatto della morte rivolta verso la Cappella della Dolorata, però anche tra i suoi cimeli sopra superiore si conserva anche un quadretto della Vergine Addolorata. Maria ha da sempre assistito questa creatura di Dio, la Madonna di Costantinopoli, venerata sotto i vari titoli, in maniera particolare la Vergine di Costantinopoli nelle sue malattie, perché da bambina la sua vita è stata segnata dalla sofferenza, e anche per questo la sofferenza si capisce l'attaccamento che lei aveva verso la Vergine addolorata, verso i dolori di Maria. Questa figura penso che sia riassumibile in questo. Poi tra l'altro sulla tomba lì a Castelluccio Superiore c'è questo quadro che la raffigura un po' come la Vergine ai piedi del crocifisso, come l'Addolorata, ecco il fazzoletto in preghiera, è una foto della Mastrona, e quindi c'è questa vicinanza anche iconografica tra virgolette tra lei e la Vergine Maria. Ecco, altro non so dire, è una donna morta, stimata dal popolo e da una parte, insomma, del clero, se possibile, non so, è forse più opportuno che... Sì, sì, però ecco, io vorrei rimanere sul pezzo, come si suol dire, nel senso che noi stiamo raccontando la Mastroti perché dopo poche ore, ecco, ci fu il primo prodigio, poi come sappiamo dopo 50 anni ricapitò nuovamente. Don Cristian, è stato un caso, parlo del primo prodigio ovviamente, secondo te è un caso o c'è un disegno divino in questo tenere insieme queste due situazioni, cioè la morte di una monaca di casa, quindi di una persona che con umiltà ha dato tutto se stessa per gli altri, e poi dopo poche ore, dopo un giorno circa, succede quello che succede in questa piazza. Don Cristian, io ogni volta che vengo in questa piazza mi risuonano, permettetemi questa confidenza, insomma, penso al trambusto, no? che vi fu proprio qui sul Sacrato, perché soprattutto non tanto forse il primo prodigio, ma nel secondo prodigio ci fu del caos, perché praticamente, come voi sapete, i cittadini di Castelluccio non volevano che la processione si facesse addirittura contro il volere del vescovo, assolutamente, ma anche contro il volere dello stesso parroco, che si barricò, cercò insomma di fare degli equilibrismi, ma alla fine non riuscì a tener ferma quella folla di persone che volevano la statua insomma andasse in processione. Quindi davvero una situazione straordinaria, stupefacente, davvero stupefacente. Ecco, è stato solo frutto del caso? È vero che i tempi, un po' come il Beato Lendini, i tempi per fare poi il funerale si sono prolungati, perché il corpo di questa donna, stando a quando ci tramandano questi scritti, era caldo. Così si praticavano salassi, spiccava sangue rutilante. È vero che quindi il tempo si è protratto, e non il caso, perché non esiste forse il caso, esiste più la provvidenza, non lo so, e quindi è arrivato il momento in cui bisogna fare i funerali, e la coincidenza tra i funerali della Mastroti e l'evento miracoloso proprio alla fine, al termine dei funerali. Può essere un caso?
assolutamente no. Non so, penso di no. Penso che ci sia un disegno di Dio e insomma aspettiamo il responso della Chiesa. Molto, molto prudente Don Cristian. Aurigam virtutum dovrebbe essere prudenza. Aurigam virtutum, quindi. Ecco, prima di un altro intervallo musicale molto gradito, io vorrei porre una domanda all'Arcivescovo, perché stiamo dicendo, no? Castelluccio è stata la sede, no? È stato il luogo dove si sono svolte queste situazioni davvero ai limiti, no? Eccellenza, una domanda scivolosa gliela voglio fare: perché poi queste situazioni così grandi, no? Così straordinarie, sostanzialmente si sono fermate qui, si sono fermate a Castelluccio, forse ad Agromonte, forse a Papasidero, però si è fermata quest'onda? Perché si è fermata quest'onda? Per colpa della Chiesa, per colpa della comunità che non ha saputo valorizzare quanto è accaduto? Il professore Dino La Salvia scrive nel suo articolo di indagine di fine Ottocento qui nella Valle Mercure e in genere anche qui nella Bassa Basilicata e Alta Calabria, dice che la Chiesa nella seconda metà dell'Ottocento doveva affrontare parecchie situazioni difficili. Innanzitutto l'Unità d'Italia aveva ridotto lo spazio di azione della Chiesa, perché l'ingabbiamento dei beni ecclesiastici aveva provocato tanta povertà, tant'è vero che in America emigravano pure i preti, perché non c'era come sostentarsi dagli anni 60-61 del 1800. Poi il grande terremoto del 57 che ha citato Don Vincenzo distrusse quasi metà di tutta la Basilicata. E poi l'atteggiamento anticlericale, laicista, liberale e massonico del governo italiano, per cui la Chiesa si trovava alle strette. Parlo di Chiesa nel senso degli ecclesiastici, vescovi, papa, sacerdoti, parroci, monaci, ma anche la Chiesa del popolo di Dio. C'è questa perdita, questo crollo totale, ecco, era molto, diciamo, doloroso. Poi c'era anche un altro fatto: si temeva il giudizio degli spiriti forti, di cui anche il Lentini parla, no? Cioè tutti coloro, i notabili nei paesi, che erano intrisi di mentalità liberale, anticlericale. E quindi si nota negli atteggiamenti dei vescovi, degli ecclesiastici, non una paura, ma una cautela e una prudenza per non far parlare, per non essere accusata di sensazionalismo, di sfruttare l'onda popolare e così via. Per quanto riguarda i fatti di Castelluccio, sia la Dolorata che la Mastroti, in un primo momento il vescovo evangelista di Miria, di Cassano Ionio, fu abbastanza, diciamo, pure il Monsignor Giambattista Basile per la Mastroti furono abbastanza, come dire, accondiscendenti a seguire i fatti di Castelluccio, se non che subito dopo, dal 1897, vuoi perché il nipote Don Nicolino Mastroti spingeva per la zia, spingeva a pubblicare, a fare la ricognizione e così via, voi anche per tutta questa congerie, e i vescovi di Cassano dal 1900 della Mastroti non vollero più saperne. E il clero della zona ha dovuto obbedire ai vescovi, perché la posizione di Cassano Ionio era quella di zitti e basta. In ossequio ai decreti di Urbano VIII, che erano severissimi per queste cose, per quanto riguarda le canonizzazioni, beatificazioni, miracoli e così via, non è come adesso, neppure le immaginette si potevano fare di un fedele presunto verso gli altari, e ne ha fatto pure le spese pure il Beato Domenico tra 800 e 900, era tutto bloccato, non potevano dire niente.
faceva il decreto di non culto e così via. Quindi diciamo la Chiesa diocesana di Cassano ha avuto questa posizione. Che cosa capitò? Che Castellucci inferiore ebbe il permesso della festa il 1° giugno, ma non abbiamo un documento, almeno fino adesso nelle ricerche, che un documento della Curia, dell'archivio di Cassano, che istituisce la festa, viene solo permessa. Nel 1912 l'arcipiede Taranto, che già era abbastanza anziano, nella visita pastorale, nell'elenco delle feste di Castelluccio, dice 1° giugno, festa del miracolo dell'Addolorata, 1912. Quindi Castelluccio inferiore ebbe questo beneplacito sulla festa, mentre superiore sul personaggio Mastrotti, ecco, il silenzio. Questo poi è continuato anche quando da Cassano siamo passati a Tursi e Lago Negro, perché erano tutte storie e personaggi che la parte tursitana non conoscevano. Questo ha ritardato ancora di più, di 20, 30 anni e più. E quindi c'è questo tipo di spiegazione per mentre, come è noto, i castellucesi superiori, gli agromontesi, hanno sempre continuato una venerazione. Ricordiamo che c'è anche un'associazione, diciamolo, sì, ecco, sì. Anzi, vanno ringraziati per l'impegno, come anche che è profondo, qui il 1° giugno era famoso in tutto il circondario, come tuttora. A volte però non sapevano manco perché c'è il 1° giugno, la Dolorata, perché in effetti la pressione delle autorità ecclesiastiche è stata molto molto forte, diciamo, per non esagerare la situazione. Bene, fermiamoci ancora per un po' e ascoltiamo un altro brano, che volevo dire un pezzo, però voi fate una cosa più bella di un pezzo, e quindi un brano, una melodia, ecco, vi ascoltiamo davvero con piacere, prego.
momento musicale. E Don Vincenzo mi chiedeva la possibilità di fare una domanda, quindi fare l'intervistatore per un attimo a Monsignor Sirouf. Te la posso fare la domanda? Venendo qui sul palco ho salutato il padre passionista, e noi sappiamo che tra i passionisti uno dei grandi è San Gabriele della Dolorata. Quando era giovane viveva con la famiglia a Spoleto e si incrociò in una processione con il quadro della Madonna e sentì questa voce che le diceva: ma perché stai perdendo tempo? Ancora non ti decide a seguirmi. Il primo giugno di un anno Don Francesco era qui con la mamma, che saluto, che è in mezzo a voi, e si incrociò con gli occhi della Madonna Addolorata qui di Castelluccio. Ti ha detto qualche cosa per la tua vocazione? Sì, ha detto, no, parole non ne ho sentite, però l'immagine di Castelluccio è veramente, ecco, ha un volto, un viso, degli occhi gentili e attraenti, cioè come tutti i castelluccesi devoti dell'Addolorata, la devozione è quella di guardarla, guardargli il volto e guardare gli occhi. Certamente è un'opera d'arte, diciamo, si capisce, però ecco, esprime e comunica tanto. E sì, io racconto in questo libretto, che fu un po', ho cercato anche di raccogliere i ricordi, quando parlammo con il parroco circa la mia entrata in seminario, però ecco, abbiamo assistito un po' alla messa e poi alla processione no, perché per noi era difficile restare per la processione, perché il cammino verso Giulio Antoni, oltre la peschiera, era molto faticoso, in salita, ci volevano anche 2 ore. E allora, però, c'era la processione per il corso. Noi avevamo l'asino, quindi abbiamo fatto un po' i vicoli di Sant'Anna, un po' di là, insomma, non ricordo. E però ci siamo trovati mentre passava la processione e io ricordo questo volto della Madonna e anche il suo sguardo, insomma, ecco. Certamente la devozione che abbiamo verso la Vergine Maria, in ogni vocazione c'è sempre anche la preghiera, l'intercessione e l'influsso della Madonna. Tra l'altro in questi luoghi che si stanno evidenziando, magari un pochettino più sopra, Monsignor Sirufo fece anche un altro incontro con un altro giovane sacerdote che poi per una serie di incastri, no? Per una serie di, anche in questo caso, di sorprese, si sono ritrovati ad essere vescovi entrambi. È così? Sì, Monsignor Rufino dice che andavamo a pascolare insieme, ma non è poi del tutto, perché lui è nato a Cropani di San Severino, dove il torrente Peschiera arriva nel Frida e poi nel Sinni, e con le rapide, con le cascate, una bellissima diciamo situazione naturale. Io invece sono nato affacciandomi sull'altopiane del Peschiera, cioè a metà il torrente fa un'ampia pianura, ecco, e poi c'è l'altro tratto che è sul superiore, le sorgenti. Quindi ci siamo incontrati poi da giovani, da sacerdoti, insomma, ecco. Però lui ha ragione che quando dice che noi due siamo nati come giovani preti e anche come pastorelli, ma siamo nati e su quella torrente, lui alla foce e io più sopra nell'altopiano, comune di Castelluccio inferiore, sì, e in parte di superiore. E quel pomeriggio a Tursi,
quando il vescovo le impose le mani, no? E c'è una bellissima fotografia che ritrae quel momento, che è davvero molto particolare. Chissà quante emozioni e quanti pensieri in quegli istanti. Sì, sì, certo. Per lui è stato un anno molto decisivo. Poi ha ordinato me vescovo, ordinò un diacono e ordinò un prete nel giro di pochi mesi appena è arrivato. Anzi, approfittiamo per salutarlo, Sua Eccellenza Monsignor Rufino. E io sono grato, insomma. Ho voluto che fosse lui alla consacrazione. Ne parlammo, però, cardinali e così via. No, ma stiamo tra di noi. Il vescovo consacrante, quello della diocesi, poi il metropolita di Potenza e il Monsignor Nolè, metropolita di Cosenza, e gli arcivescovi convenuti in famiglia. Assolutamente, ricordiamo quel pomeriggio e chissà quante persone che sono stasera in piazza c'erano anche loro. Avrete notato questa sera un po', diciamo, un passo indietro, no, di Don Paolo Torino, no? Io ho notato, insomma, che diceva no, ma fai parlare loro, poi magari alla fine dirò qualcosa. Ecco, però io ci terrei se Don Paolo facessi adesso, ecco, un intervento, anche una riflessione rispetto alle cose che abbiamo detto, partendo anche da una premessa, e cioè di questa nuova esperienza pastorale che tu stai facendo a Castelluccio, ecco. Beh, sicuramente quello che posso dire è che arrivando a Castelluccio Inferiore subito ho sentito questo amore per la Madonna Addolorata, quindi la forte devozione, l'attaccamento alla Addolorata è stato un'evidenza da subito, quindi anche se non fosse solamente per tutti i devoti che quotidianamente vanno davanti alla statua a rivolgere una preghiera, e sono tanti ogni giorno, quindi c'è solo basta questo. Poi l'attaccamento che hanno dimostrato e stanno dimostrando anche in questi giorni, anche questa sera, lo dimostra. C'è un affetto, c'è un amore per la Addolorata, e questo evidentemente va a gloria di questo popolo. Ascoltando gli interventi, qui mi veniva un'associazione tra tutti questi eventi e questi esempi di santità, che li unisce, almeno a mio parere unisce un po' tutto questo, la Maria Addolorata, ecco, Maria sofferente vicino al sofferente, il Lentino, una figura molto vicina ai sofferenti, vicino ai poveri, agli ultimi, la Mastroti, una persona di grande carità e di grande attenzione verso i piccoli e gli ultimi, anche lei. È un qualcosa che evidentemente li associa tutte e tre queste figure, dalla Madonna a Lentini alla Mastroti, e direi, attualizzandolo al nostro Papa Francesco, ecco, questa attenzione che hanno i santi, che ha la santità, ecco, che ha Dio in ultima istanza, verso i più piccoli, verso i poveri, verso i malati, verso i sofferenti. E non è stato un caso che proprio ieri, facendo una fiaccolata sulle vie del nostro paese, che è stato un momento molto bello e molto forte alla nostra comunità, che li ringrazio perché hanno colto anche il mio invito a mettere dei lumini su ogni balcone e finestra, quindi tutto il corso è stato illuminato da questi lumini, e in segno proprio di affetto, di appartenenza, di vicinanza alla Madonna. E questa fiaccolata aveva proprio nel suo davanti, aveva i nostri fratelli e sorelle più fragili, i nostri disabili e sofferenti. E giustamente abbiamo pregato davanti al Santissimo, particolarmente per coloro che nella nostra comunità portano sofferenza e dolore. E giustamente non possiamo non parlare di questo, perché se parliamo di Maria, madre del dolore, e Maria vicina al figlio che soffre, non può Maria non essere vicina a noi, i suoi figli che soffriamo, ce lo diceva anche a messa oggi il padre Giuseppe, ecco, Maria è vicina a noi crocifissi, ecco, i crocifissi di oggi, i sofferenti di oggi. E l'esempio del Lentini particolarmente, per questo mi è piaciuto di chiedere a Don Vincenzo se
veniva a farci questo intervento, perché il Lentini è sì, innanzitutto per il fatto della sua devozione alla Dolorata, che era risaputo, e ce n'è ancora, penso che ancora tanto avrebbe da dirne Don Vincenzo, perché veramente è stato un innamorato di Maria Dolorata, e lui stesso tra l'altro era, attraverso anche la sua penitenza, anche la Mastrotti, sono state figure molto ascetiche in cui si sono voluti veramente associare alla sofferenza di Cristo, portare il dolore nella loro carne per condividere, non in maniera opaca o oscura il dolore, ma per offerta come dono a Dio della loro partecipazione alle sofferenze di Cristo, e quindi vicini alla sofferenza, vicini al dolore. E il nostro Papa, ecco, nell'Evangelii Gaudium ci ha parlato di questo in maniera molto netta, parlando di una priorità, che sono i poveri, che sono gli ultimi, che sono i sofferenti, una priorità per la Chiesa di oggi, lo è stato sempre, dice lui ovviamente, ma particolarmente lui si è sentito di ricordare alla Chiesa che oggi, ecco, lì dove c'è la sofferenza, dove c'è il dolore, la Chiesa ci deve essere, e deve essere in prima linea. E questo possiamo anche tradurlo in una piccola, tra virgolette, denuncia, che spesso abbiamo lasciato fare ad altri. Non siamo stati presenti, non siamo stati pronti in prima linea ad essere carità, braccio che accoglie, braccio che rialza, che consola, che conforta nella sofferenza. Per cui veramente, ecco, qualcosa di, trovo qualcosa di molto bello di poter discutere, di parlare di quello che è successo, degli eventi prodigiosi, di questi esempi di santità, e li attualizziamo ad oggi attraverso un invito del Papa che è pressante, che ci chiama a uno sguardo diverso, a mettere tra l'altro anche il nostro Vescovo Rufino, anche lui in questa linea, non fa che ultimamente sollecitare molto le Caritas, per esempio delle parrocchie, che siano molto attive, che siano prossime di chi sta nella difficoltà. Anche oggi a messa Monsignor Serufo, anche lui, faccio fatica a pulire Don Brangeco, anche se ci conosciamo da meno tempo, ma comunque, anche lui ci diceva che nella sua arcidiocesi è un continuo chiedere aiuto, un continuo bisogno, e quindi c'è tanta sofferenza, c'è tanta difficoltà, c'è tanto lottare di ogni giorno, e quindi ecco, abbiamo bisogno di parlare di questo, ma abbiamo bisogno poi, ecco, di concretizzare nel nostro vivere quotidiano la parrocchia. È proprio così, tra l'altro io credo che tutti abbiamo nei nostri occhi le immagini di una decina di giorni fa, quando all'improvviso il Papa è andato in un quartiere di Roma e se non quasi è messo a benedire le case, o comunque ha visitato un po' di famiglie, ed erano bellissime quelle immagini, sono andate nei telegiornali, perché alcune persone, voi pensate, no, allora aprite la porta, che ne so, pensate al postino, pensate che ne so, al parente, all'amico, e vi trovate il Papa. E in particolare ci fu una signora che, se ricordate l'immagine, lo guardò quasi sott'occhio per dire: ma è lui o non è lui? È uno scherzo. Quindi davvero, ecco, l'idea di mettersi in prima linea, no? e di andare direttamente dove magari c'è la sofferenza, dove ci sono le esigenze delle persone. E questo spunto mi permette di farti una domanda, Don Paolo, che esula, ma poi non so, non esula per nulla, perché tutto si tiene. Io sono rimasto colpito e ti chiedo il perché tu hai fatto questa scelta. Sono rimasto colpito da alcune fotografie che ho guardato, mi riferisco alla Via Crucis, alla tua volontà di impersonare Gesù. Perché hai fatto questa scelta così forte? Allora, la scelta di impersonare Gesù non era la mia scelta, purtroppo. Non mi dire che mancavano attori, sinceramente, questa è la cruda verità. Se non mi credete, potete chiedere ai ragazzi, ai quali ho sollecitato più volte anche di trovare al di fuori, di chiedere a qualsiasi, il primo che incontra uno per strada, chiedetegli se vuole fare Gesù, e purtroppo nessuno aveva, diciamo, la volontà, o comunque non so, non riusciva a fare questa, era un ruolo importante, si capisce, non era facile, e quindi non lo è stato nemmeno per me. Però di fronte anche alla disponibilità dei ragazzi a fare questa Via Crucis,
a drammatizzare questa Via Crucis, che poi è stata una drammatizzazione particolare, perché era una drammatizzazione moderna, quindi in chiave moderna, come una rilettura moderna della Via Crucis, quindi con eventi che fanno parte della vita quotidiana della gente. Pensiamo alla violenza familiare, pensiamo al bullismo, pensiamo alla prostituzione, pensiamo anche ai terremoti e all'esperienza del disastro, della tragedia, pensiamo appunto alla sofferenza di chi viene perseguitato, umiliato, schernito dalla società e viene messo al bando, pensiamo ai gesti di solidarietà e di bontà, insomma c'era un po' di tutto all'interno. E giustamente volevamo rendere attuale, rendere presente quel mistero che 2000 anni fa ha cambiato le sorti dell'umanità. E forse tante volte la Via Crucis per noi è solo un ricordo passato, e volevamo scioccare un po', ecco, volevamo provocare un po' la comunità a dire: oggi Gesù soffre nelle nostre strade, nelle nostre case, oggi Gesù sta morendo crocifisso. E noi siamo lì, alle volte spettatori, alle volte seguiamo, alle volte distanti, alle volte freddamente, alle volte facciamo finta di non vedere. Ecco, però Cristo continua a soffrire nel suo corpo, ecco, nella comunità. Perfetto, perfetto così, Don Paolo. E, sulla Via Crucis iniziamo a dirlo già da adesso, in modo che per l'anno 21 lo troveremo questa volta. Ma al di là della battuta, c'è davvero una bellissima generazione di giovani sacerdoti, anche di seminaristi. Tu dicevi della Via Crucis a Trecchina, sicuramente ne sei informato, un tuo futuro confratello pure ha realizzato una Via Crucis un po' particolare, il seminarista di Agromonte, di cui mi sfugge il nome purtroppo, eppure ecco, ha dato vita ad una ricostruzione diciamo portata al presente, ecco, in modo che le persone potessero avvertirla ancora più vicina. Monsignor Sirufo all'inizio del nostro incontro dava degli spunti, no? Diceva pensiamo a dei gemellaggi, pensiamo a delle possibilità di dialogo con le parrocchie, con i vari gruppi impegnati, ma mi permetto di dire, visto che c'è anche il sindaco in prima fila, anche proprio con le città stesse, con i paesi stessi, perché potrebbero veramente nascere delle belle collaborazioni, dei bei momenti di contaminazione tra le varie comunità. Ma noi qui stasera abbiamo un sacerdote illuminato e molto ispirato, tutti, in particolare Monsignor Iacovino, che ha una particolarità, che riesce, è un grande organizzatore. Allora io chiedo a Don Vincenzo, si parlava prima, ecco, della, magari di una poca conoscenza che si ha anche nel nostro territorio di una serie di eventi, no? Anche di figure nobili, no? Abbiamo detto la Maria Angelica Mastroti, ma io vorrei anche un attimo allargare il campo, perché la nostra è certamente una terra di santi, pensiamo anche al Beato Molinari di Lagonegro. Don Vincenzo faceva riferimento al frate Cappuccino che è stato a Lauria, mi pare lì fece proprio un miracolo, e tra l'altro, se non vado errato, a settembre diventerà santo, a ottobre diventerà santo, quindi per dire davvero che questo nostro territorio è ricco di grande spiritualità. Però io ne posso essere testimone, ecco, anche in un territorio piccolo come può essere quello del Lago Negrese non si riesce fino in fondo, ecco, a trasmettere queste belle storie, queste belle occasioni di approfondimento. Perché, Don Vincenzo, e mi chiedo, cosa si potrebbe fare, cosa potrebbe fare la diocesi? Se no, usate questo. Io ieri sera ho fatto anche una fiaccolata alla Madonna Assunta con tutte le associazioni ecclesiali di Lauria e ho tenuto un'omelia abbastanza forte, perché se le associazioni non incominciano a collaborare e a stare insieme, a vivere insieme,
non possono essere una testimonianza. Il Vangelo di ieri diceva che San Paolo, quando arrivò nella città di Corinto, chiese agli abitanti, ai cristiani: avete ricevuto lo Spirito Santo? E qui non sapete pure che fosse lo Spirito Santo. Allora, prima ha parlato, ha evangelizzato, e poi ha infuso lo Spirito Santo, che scese e parlarono in lingue e profetarono. Parlare in lingue significa per noi nella Chiesa comunicare e quindi unire anche. Per cui la testimonianza forte di ieri sera è stata proprio l'unità. E questa unità della Chiesa io non riesco a vederla bene ancora, cominciando dalla Chiesa, ma poi la estendo anche all'unità dei nostri paesi, anche a livello politico, sociale. Ancora siamo troppo individualisti e troppo chiusi, difendiamo troppo i nostri campanili. Questo è un'accusa che faccio a tutti oggi, perché questa zona di Castelluccio, intorno all'anno 1000, era chiamata la Tebaide d'Italia, perché era la zona dei santi, e da qui partì San Nilo per andare a Grottaferrata, dove poi ha fondato il monastero di Grottaferrata, e dove sono nati, poi ancora continuano a vivere, i monaci basiliani. E da questa zona che è venuta fuori una santità bella precisa, con un'identità che ha dato origine un po' alla vita dei nostri paesi. Oggi noi non siamo più capaci di trasmettere la vita. La tradizione per noi è rimasta soltanto una parola senza senso. Prima la tradizione aveva un contenuto. Ecco, trasmettevamo, si trasmetteva la vita. Vi faccio soltanto qualche esempio. Prima di incominciare questo momento, mi sono fatto un giro per il paese e ho visto i cosiddetti vicinati, tante case che affacciano sulla stessa piazza. Io dico alle persone più anziane: ricordate quando era bello, quando si filava sulle scale sedute con le sedioline tutti insieme, o quando si andava a vendemmiare e ci si aiutava insieme, o quando si andava a fare la spesa, si lasciava la porta aperta, si guardami la porta che c'è il bambino che dorme, che io vado, oppure quando mancava lo zucchero a casa, si andava dall'altra casa e si prestava un bicchiere di zucchero. Cioè, c'era uno stile di vita, che era uno stile di vita monacale. Noi abbiamo imparato ed ereditato dai monaci uno stile di vita. Noi siamo nostalgici di questo stile di vita. Diciamo com'erano belli quei tempi, eccetera, eccetera. Però oggi non siamo capaci di riproporlo, perché l'individualismo e l'egoismo ci sta isolando. Noi non riusciamo più a costruire i vicinati, ma ognuno di noi si costruisce la villa recintata per non essere infastidito dal vicino. Mentre prima le case erano addossate, avevano tutti un muro in comune. Ecco, la comunione, l'unità, il paese, la comunità. Purtroppo questa mentalità sta venendo meno. Allora noi non dobbiamo soltanto lamentarci, non dobbiamo soltanto criticare, non dobbiamo soltanto giudicare. L'altro giorno mi ha colpito una espressione del Papa, che ha detto alla Madonna della Guardia a Genova, che se nei seminari i seminaristi criticano, cacciateli fuori, perché non sono degni di diventare preti. Noi stiamo perdendo tempo tante volte a criticarci. La cultura del dialogo di cui parla il Papa, ecco, non riusciamo a metterla in pratica.
È facile dire quando mi piace questo Papa, quando è bravo questo Papa, quando le cose, però poi quando andiamo a vivere come il Papa vuole troviamo difficoltà. E quindi io penso che dobbiamo darci una scrollata un po' tutti quanti, perché noi abbiamo una storia alle spalle molto bella che va ripresa, è una storia ricca di valori che ha creato la Lucania. La Lucania è questa terra nostra. Il Mercurion è una delle zone più belle e più interessanti dal punto di vista storico. Allora questa civiltà del Mercurion la dobbiamo riprendere e la dobbiamo far vivere anche oggi. Dobbiamo ricominciare a trasmettere una vita che ci è stata data. Molto chiaro l'intervento di Monsignor Iacovino. Io vorrei fare l'ultima domanda a Monsignor Sirufo, poi facciamo un giro finale, facciamo chiudere a Don Paolo che insomma dirà qualcosa anche magari per la giornata di domani. La domanda è questa, Monsignor Sirufo, ritorniamo un po' ai prodigi, ritorniamo un po' in qualche misura anche un po' a Maria Angelica Mastroti. Nel leggere la storia viene fuori un po' anche un po' il dramma, no, di questi sacerdoti, per certi versi anche dei vescovi, che da un lato avevano questa patata bollente insomma da gestire e magari forse non l'hanno gestita al meglio, ma comunque crediamo nella loro buona fede, sicuramente si sono trovati in difficoltà. Ancora più in difficoltà sicuramente i sacerdoti, che avevano da un lato il vescovo che gli imponeva un ordine, no? gli impartiva un ordine, e poi c'era la popolazione che rumoreggiava, no? E quindi creava anche ansia. Don Francesco è stato sacerdote e vescovo e quindi no, ha vissuto, vive anche una sorta di dualismo, no? Ecco, come fa un uomo di chiesa a vivere questi momenti? E poi una curiosità, se è possibile, chiedo scusa in anticipo per l'ardire, se nella sua missione sacerdotale, adesso episcopale, si è trovato in difficoltà, no? a dover prendere magari una decisione dura, a dover mettersi contro, insomma, ecco, magari una fetta di popolazione, alcune persone, magari un confratello. Prego. Ma da sacerdote, da parroco, ho fatto un po' questa esperienza parecchie volte, ma essendo il parroco anche una guida, non soltanto il padre, il fratello, colui che sostiene, ma anche una guida all'interno della comunità, è chiaro che ci sono dei momenti in cui devi prendere la decisione, insomma. Però abbiamo anche gli strumenti, quindi diciamo non ho sofferto molto. In che senso? Ho cercato sempre di farmi aiutare da ciò che già la Chiesa dice, quindi la normativa ecclesiastica, le regole della Chiesa, il diritto canonico, principalmente la Sacra Scrittura, ovviamente. E quindi anche quando c'era qualche crisi, qualche tensione all'interno della comunità, ho cercato sempre di convincere la gente dicendo e manifestando che non era una mia idea, non era una mia fissazione, ma era l'impostazione teologica di questi nostri tempi, alla luce anche del Concilio Vaticano II e anche delle normative che sono abbondanti. Io ho sempre detto ai sacerdoti, anche ai miei alunni lì a Potenza lo sanno, che secondo me tutti i problemi che sorgono nella Chiesa, diciamo, ma per Chiesa si intende tutti i livelli e anche tutti quanti battezzati, sono già definiti, consigliati, diciamo, ecco, precisati dalla normativa. Quindi basta, ecco, ascoltare e mettere in pratica i documenti della Chiesa. Da vescovo ancora non mi sono trovato, ma il mio stile è sempre questo, cioè convincere e dialogare insieme con le parrocchie e anche con i sacerdoti
di quello che la Chiesa ci chiede e il Vangelo ci chiede. A Lauria c'è stato qualche punto di crisi con il Beato Lentini nella gestione? Hai voglia. Ogni parroco di Lauria Superiore si scontra sempre con qualche momento critico sulla figura del Beato Domenico, che però ecco sgorga dall'amore, diciamo, viscerale, ecco, dei laurioti per il Beato Lentini. E magari uno che viene dall'esterno, loro possono pensare che non lo conosce, non sa, ma vuole prendere questa decisione. Ci siamo trovati anche con l'impostazione dei vescovi e noi parroci a dirimere e fare un po' da mediatori con il popolo, però poi tutto si è superato, siamo vivi ancora tutti quanti, no? E questo è importante. Allora, siamo davvero al giro finale. Io chiederei al coro se ha un brano, così se lo può eseguire, forse no, forse sì. Allora lo facciamo in conclusione. Allora io passo per le conclusioni davvero il microfono a Don Cristian, che certamente saluterà la popolazione. Però una domanda, spero di non di dire una cosa lecita. Noi stiamo dicendo un rapporto religioso stretto tra Castelluccio Superiore e Castelluccio Inferiore e viceversa. Mi chiedo, c'è stato nella storia, no, pensando all'immagine, no, della Madonna, un momento in cui, non so, immaginando, che ne so, possiamo immaginare la statua nella comunità di Castelluccio Superiore, ecco, ci sono stati dei momenti di contatto anche concreto tra le due comunità? Perché si potrebbe partire da questo. Ma certamente c'è una devozione alla Madonna, a Superiore, e io so che l'ho potuto notare, ma già negli anni addietro, che la popolazione partecipa in Superiore, penso, è vero, viene a messa il giorno della festa della Madonna, qui viene a salutare la Madonna, perché non credo che ci sia, ecco, dinanzi al religioso cessano anche i campanilismi, sia per la Mastroti sia per la Vergine Maria. Io vedo che tanta gente il giorno della Mastroti, il 26 di maggio, il giorno della commemorazione appunto, tanta gente di Inferiore era nella chiesa di Superiore, anche un buon numero di sacerdoti, tutti della diocesi di Cassano, ecco, erano in chiesa. Ma non credo che vi siano dei diverbi, dei dissidi. È bello, perché no, chissà, la Madonna sale qualche volta Superiore, l'immagine è della Vergine Maria, sale potrebbe essere una bella idea. Sì, potrebbe essere un'idea questo, quello di noi abbiamo a Superiore abbiamo una bellissima immagine della Madonna addolorata conservata nella cappella di Santa Lucia, di Sant'Antonio, però perché no rompere il ghiaccio con questa provocazione di Mario e fa iniziare una peregrinazio Marie proprio con questo incontro che abbiamo fatto qui. È una bella cosa. Perfetto, allora noi salutiamo Don Cristian, facciamogli un applauso, proseguiamo in questi saluti con Don Vincenzo, Monsignor Vincenzo Iacovino, che ha partecipato sicuramente con piacere a questo incontro. Tra l'altro Don Vincenzo nel periodo estivo organizza un momento simile, insomma, in cui si approfondiscono una serie di temi legati in particolare alla solidarietà. Don Paolo faceva il riferimento alla Caritas, il pane del Lentini, no? Questa bellissima intuizione di dare concretezza, insomma, ecco, agli insegnamenti del Vangelo. Sì, il pane del Lentini richiama immediatamente il miracolo, ecco, della carità. Io sono del parere, sono convinto che se i Lentini non lo riusciamo a far vivere in mezzo alla gente oggi, non sarà mai santo.
Non basta proclamarlo santo e noi vivere separati dalla sua santità. Il miracolo più bello che noi possiamo vedere del Lentini è che lui vede il popolo di Lauria volersi bene, essere unito, essere solidale, che tra di noi, come dicono gli Atti degli Apostoli, non ci sia nessun bisognoso. Questo è l'augurio che noi ci facciamo. Io voglio ringraziarvi perché è stato un religioso ascolto in questa tavola rotonda, chiamalo così, non mi piace l'inglese, tocca sciuta, a te piace, però no, per renderlo ordinario. Un po' l'italiana. Ringrazio soprattutto Sua Eccellenza. Voi dovete sapere che appena diventato sacerdote è stato mio viceparroco a Maratea e Don Paolo è diventato sacerdote quando era con me ed è stato il mio primo viceparroco, cioè lui è stato viceparroco pure mio, quindi mi trovo fra due viceparroci. Vi ringrazio sia per l'invito sia per la presenza del gruppo e buona festa a tutti. Ecco, io direi di chiudere con l'arcivescovo, però darei il microfono a Don Paolo, perché davvero c'è da ringraziarlo, perché ha avuto una bellissima intuizione, davvero, ecco, può diventare una formula che si può andare avanti negli anni, perché ecco, parlando dei prodigi, parlando anche ovviamente di Maria Angelica Mastroti, si può parlare anche della religiosità del territorio e anche andando oltre, come suggeriva l'arcivescovo. Don Paolo, un bilancio positivo di questa serata certamente, e da forza sicuramente, ecco, una iniziativa come questa. Beh, sicuramente, tanto, come ho detto prima, tanta gratitudine, perché ecco, questa idea che è venuta di fare un evento culturale, evidentemente anche partendo dall'evento prodigioso per farlo conoscere sempre di più, questa cosa è partita dentro di me, confermata poi anche dall'amministrazione, che pure sentiva il bisogno di fare qualcosa per rimettere in luce l'evento prodigioso, per parlarne, per farlo conoscere meglio, e come se un po' comunque sentivo che la popolazione voleva questo, poi posso aver sbagliato, ma credo che la popolazione volesse questo, volesse che si parlasse meglio, che si conoscesse meglio questo evento, perché molti, soprattutto le giovani generazioni, non conoscono bene cos'è accaduto nel 1896, questo evento, e forse non conoscono nemmeno tanto bene la figura della Mastroti. Per esempio, mi veniva proprio poco fa, pensavo al discorso dell'animazione della statua, il fatto che la Mastroti c'era il bambinello Gesù che si animava e diventava vero bambinello, che giocava e stava con la Mastroti, quindi si faceva coccolare dalla Mastroti. Quindi ho sentito che era qualcosa di importante per la comunità di parlare di questo, di poterci confrontare. E poi ne ho parlato con Sua Eccellenza e subito è stato disponibile, questo lo ringrazio. Poi, riflettendo su questa serata, mi sono detto: perché non allargare? Ecco, questo discorso che anche faceva pure Don Vincenzo, lo sposo appieno, cioè noi spesso siamo troppo centrati sul nostro evento, diceva anche Sua Eccellenza, siamo concentrati sul nostro evento personale, locale. Ma è bello vedere anche nella nostra terra lo scambio anche, cioè io ricordo con affetto per esempio anche il miracolo, l'ha citato poco fa Sua Eccellenza, della Madonna dell'Alto, un'apparizione mariana, e ci sono stati segni pure a Rotonda e qui a Laino, eccetera, cioè ci sono stati segni della presenza di Dio, di azioni straordinarie nella nostra terra, che è bello che noi sottolineiamo. Io mi ricordo l'anno scorso al santuario della Madonna dell'Alto, dicevo proprio questo a Pedale di Vigianello, che è una grazia speciale avere un'apparizione mariana nella propria terra, perché non è che tutti i luoghi hanno questo, anche se in molti luoghi d'Italia la Madonna ha girato gli occhi, cioè, comunque è sempre un evento straordinario che di cui noi siamo graziati. Un'apparizione mariana non è una cosa che capita tutti i giorni da poter vivere, un intervento così
importante, avere un beato nella propria terra, avere una donna in concetto di santità nella propria terra non è una cosa da niente, è qualcosa di bello, è qualcosa di forte che va conosciuto, ma va conosciuto per imitarlo, è quello che diceva Don Vincenzo per me, ecco, va conosciuto per imitarlo, per poter dare uno stile diverso anche alla nostra vita, al nostro modo di vivere. Quindi tanta gratitudine, sicuramente possiamo come dire, fare sempre meglio, pensare anche sempre meglio anche per l'anno prossimo. Io spero che questi festeggiamenti siano graditi alla comunità, lo spero veramente sinceramente. Il lavoro che si sta facendo da parte del comitato, del consiglio pastorale, con l'aiuto dell'amministrazione, è qualcosa di molto bello, che unisce giustamente la parrocchia e l'amministrazione comunale, e questo per me è già un qualcosa di molto bello, un bel frutto. E poi però con questa apertura di saperci guardare anche intorno, saper vedere anche la bellezza di ciò che accade vicino, per poterci arricchire e allo stesso tempo arricchire con la nostra testimonianza, questo scambio bello. Quindi un grazie, voglio ringraziare ciascuno di coloro che sono intervenuti, anche te Mario, che ti sei messo a disposizione per animare questa serata. Grazie al coro, ci facciamo un applauso a questi del coro, che sono stati bravissimi. In questi giorni sono molto sollecitate, perché tra le varie celebrazioni chiaramente hanno un bel po' da fare, ieri la fiaccolata, quindi c'è parecchio lavoro e si stanno mettendo a disposizione. Qui ce n'è solo una piccola rappresentativa, ma il coro è un po' più grandicello, meno male, e quindi ci sono tanti ragazzi che sono qui e là e che ci danno una mano, anche piccolini che erano fino a poco tempo fa, erano in prima fila, poi si è fatto tardi, giustamente alcuni sono rientrati, però che cantano nel coro, anche piccolini. E quindi questo, un grande grazie a tutti, e chi ha lavorato concretamente anche a realizzare questo bel salottino nel quale ci siamo stati così comodi. Ecco, grazie, grazie e buonasera a tutti. Bene, davvero grazie Don Paolo, davvero una bella serata. È importante lo sforzo a cui faceva riferimento il parroco, perché soprattutto per i giovani, ecco, quando si parla di prodigi, no, di cose un po' particolari, si pensa che magari siano cose inventate, invece, come troverete anche nel libro di Monsignor Siruffo, sono vicende certificate, ci sono stati notai, cioè vi sono state figure istituzionali del tempo che hanno potuto sancire concretamente quanto stava accadendo. E quindi davvero è molto importante spingere su questo racconto, perché non è un fumetto, non è una storia, non è un fantasy, è una storia realmente accaduta qui, dietro le nostre spalle. Tra l'altro io vorrei concludere appunto con Monsignor Siruffo evidenziando un aspetto. Questa serata è stata una serata con un taglio prettamente religioso. Abbiamo dimenticato una cosa però molto importante, che ci tengo a dire: c'è questo aspetto profondo, di profonda spiritualità, che ha sia Castelluccio Inferiore che Castelluccio Superiore, legata anche alla bellezza di questi due centri, ai monumenti importanti che ha, alle tantissime opere d'arte che vengono conservate in particolare nelle due chiese principali, ma anche nelle altre chiese. La chiesa di San Nicola davvero è un gioiello. Ogni diocesano, no, per rimanere al territorio della diocesi, dovrebbe visitare almeno una volta, un po' come la Mecca, no? Dovrebbe visitare almeno una volta nella vita. E così, eccellenza, e un saluto poi alla fine alla popolazione. Prego. Sì, certo, dobbiamo, come diceva Don Vincenzo, fare rete un po', perché oggi così si fa, se ognuno resta chiuso nel proprio ambiente e non si va da nessuna parte, insomma. Quindi specialmente nelle comunità più vicine, limitrofe, e superare un po' gli steccati, mutuando quel che dice Sua Santità il Papa, costruire ponti e non muri, diciamo, no? E quindi superare un po' anche noi siamo noi, voi siete voi, insomma, questa è molto forte. Abbiamo un po' dimenticato che dal, mi pare, 1500, proprio al centro della valle del Mercure,
il pellegrino di Terra Santa Domenico Longo fondò il santuario della Madonna dello Spasimo, della Madonna della Addolorata, con circa una trentina forse di cappelline piccole per ricordare, adesso se ne conservano solo mi pare un 15-16 mi pare, per ricordare tutti i luoghi di Terra Santa che aveva visitato, per cui insomma l'ambiente, la valle e anche il circondario c'è tanto, però c'è la fuga anche, questa fuga che non riusciamo a frenare, la fuga dei giovani, la fuga della gente per trovare situazioni di vita più, diciamo, florida altrove, nelle città. E allora questo secondo me rende un po' difficile la ripresa un po' anche di collaborazione e di conoscenza, perché se il calo demografico continua ancora, anche tutte le nostre ricchezze storiche, religiose, artistiche e così via, ecco, mi chiedo chi li presenterà e chi li visiterà, insomma. Quindi c'è qualcosa che anche a livello amministrativo, a livello politico, a livello locale, ma a livello anche nazionale, insomma, per questo nostro sud. Vorrei terminare così, dando questo flash. Praticamente, volendo un po' sintetizzare, qui a Castelluccio, ecco, la statua della Madonna ha verificato, realizzato, diciamo, per volontà di Dio certamente, l'invocazione del popolo cristiano della Salve Regina, no? Rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi. Per cui da secoli che noi diciamo questa invocazione alla Madonna, e qui, ecco, come altrove, si è verificato. Rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi, la Salve Regina. Bene, grazie ancora a tutti quanti voi. Bene, allora chiudiamo con l'ultimo brano del coro e vi ringraziamo davvero per l'attenzione che ci avete riservato, davvero un silenzio bellissimo in una piazza davvero degnissima per una serata indimenticabile. Grazie ad ognuno di voi, grazie ancora.